sempre all'accento, guardarmi i piedi, così, uno davanti all'altro, poi l'altro davanti al lume, così e così, cosa mai potevo sapere io del bosco e cosa mai potevo sapere io del bosco, io piccola innocente per me sempre se... Vuole assumerla dopo quello che ha fatto. Grazie per la precisione. Niente. Sul banale, è una cosa che il pubblico poi capisce. La stava a mano e poi scrolli tutta la roba addosso. Cosa finta. Le foglie cadono sul prato, il cielo si stringe e... Un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite. L'importante è che tu riesca a organizzare un discorso scenico, che è uno studio su queste parole, l'incontro da tre queste parole, l'argomentazione di come tu hai deciso di rispondere. Per mia sorella, per il ragazzo di mia sorella, cose finte! Cerca di non approssimare, ma dare un senso preciso dell'azione e del significato di questa. Sempre negare con una lettera B, con un elemento altro che si insinua dentro questo disegno e lo rompe. Ok? Continuamente lo va. Ogni respiro c'è sempre dentro questa complessità che tu devi avvertire. C'è invece sua, ci mettiamo un po' di stemmi, sì, di bordini, sì, e cose. Sì, un po' di bordini. Okay. Strumenti. Fantastico. Qui dovrebbe andare bene. Sottoposto, prepara l'accampamento. Penso che sia una cosa straordinaria, poi per me tra l'altro è la prima esperienza al teatro, avere l'opportunità di lavorare con Pierpaolo, che è una persona grandiosa, è un grande regalo per me, ecco, ho avuto un regalo. Ho incontrato un sacco di professionisti, ragazzi e ragazze giovani che sanno quello che vogliono, sanno quello che fanno e in un paese come questo è un'esperienza rara, preziosa, che ha un enorme valore e non è affatto scontata. Una cosa fatta bene, eh? È perché Pierpaolo so e penso che fa solo le cose fatte bene. Particolare. Tante cose, tante persone che si incontrano. Non facile, però un'avventura particolare. Molto interessante, ma è la possibilità di lavorare con diverse persone che hanno varie specializzazioni, quindi è molto stimolante dal punto di vista artistico, perché ci sono vari registi con diverse idee, con diverse tecniche. Conosci attori con cui magari non avresti mai lavorato, che non avresti scelto. Guarda, attualmente sta anche per questo. Cambiando tutto. Bello, interessante, si respira una bella aria ricca. Brigata è un cantiere dove una comunità espressiva, attraverso la contaminazione artistica, ma soprattutto umana, rivolta e vira verso una possibilità di messa in scena sicuramente più onesta e più vicina a quelle che sono le reali necessità e, ma soprattutto le possibilità espressive di ognuno di noi.
che ci sono una massa di pazzi. È una follia questo laboratorio. Non si capisce nulla. Questo laboratorio è stato una scoperta perché grazie a Pierpaolo che ci ha dato la possibilità di lavorare con tante persone durante il giorno, stiamo scoprendo tante parti di noi diverse perché lavoriamo sul corpo, sulla voce, col gruppo, con la musica e quindi dalla mattina alla sera riusciamo a lavorare con tante persone diverse e infatti stiamo preparando, ognuno di noi prepara dai 2 ai 3 spettacoli, oltre al training che facciamo la mattina. Questo laboratorio è fantastico. È un incontro su cui dobbiamo tenere presente da dove veniamo, cioè comunque stiamo cercando di lavorare sul concetto di rivoluzione, che è molto attuale, ma più che attuale è eterno, in realtà no, io sento che magari stiamo mancando anche un po' il concetto di rivoluzione interiore, forse questo sarà interessante indagarlo. Un laboratorio che, cioè una residenza più che un laboratorio. Lavoro di gruppo, ovviamente ci piace di più il lavoro di gruppo. Il lavoro del pomeriggio ci piace, ma non c'è ancora da lavorare, da assemblare, da capire bene come portarlo avanti.